Buonasera, benvenuti. L'auditorium è splendido, lo conoscete meglio di me. Io l'ho conosciuto quando è nato, sono venuto qua un'altra volta in un giorno molto triste quando morì il maestro Abbado e oggi mi ritrovo qua. Ormai ho degli amici. I pezzi che vado a suonarvi ora sono qualcosa di molto speciale. John Williams dedica a Yo-Yo Ma tanta musica che entra a gamba tesa nel repertorio violoncello pianoforte, violoncello solo, tutto tranne questo, non si sa perché, no, in realtà si sa poi, cioè io l'ho scoperto mio malgrado, perché è successo questo, che Simone mi ha proposto di suonare questi pezzi che erano stati incisi da Yo-Yo Ma, e allora dico, andiamo a cercarli, copriamoli, vediamo, insomma non sono pubblicati. Yo-Yo Ma li ha suonati una volta e li ha incisi ed è finita lì. Simone mi ha dato la mail dell'assistente di John Williams per chiedergli questi pezzi e apparentemente Jamie era felice che li suonassi. Dopo ho capito perché era così felice che li suonassi, che non li suonava nessuno. Quando li ho studiati, poi ho capito, guardate che tovaglie, poi ho capito il perché. Ora voi, alcuni di voi, quelli che i pochi amici che ho qua dentro, che mi conoscono, sanno che quando si parla di diritti umani io fremo, no? È un argomento che mi piace molto. Questi pezzi parlano dell'esperienza afroamericana dall'inizio fino ai giorni nostri. Ne parlano con quella dolcezza, quell'umiltà e quel piccolo senso di colpa ingiustificato, un pochino lo stesso senso di colpa che hanno un po' i tedeschi di oggi, quelli nati negli anni 70-80, quando gli parli dell'olocausto, sì, ma io cosa c'entro? Cioè, però quel senso di colpa non lo sentono, no? Lo stesso gli americani quelli di oggi non c'entrano niente, vivono in un paese dove sono state sterminate delle persone perché avevano la pelle rossa e siccome non c'avevano più nessuno da sterminare le hanno importate per sterminarle di nuovo lì, no? Quelli rossi, quelli neri, poi adesso tra poco arriveranno quei gialli non ci riescono tanto, quei gialli fanno un po' più fatica. Però non è colpa loro. Ora, la cosa invece grandiosa, tornando seriamente, di questa musica, che all'inizio l'ho trovato ostile, e poi adesso riesco a capire la meraviglia, è che da un'esperienza così terrificante come la schiavitù, schiavizzare degli altri esseri umani, comunque la musica trova sempre la via, c'è sempre qualcosa di bello che viene fuori. Quindi voi sentirete il dolore, il sangue, il sudore, il caldo, i rumori di frusta ci sono. Però da questi rumoracci, queste cose vengono fuori le prime note di quello che poi adesso noi chiamiamo musica gospel, spirituals, blues. È tutta la bellezza che viene fuori da questa musica che ha fatto con tutte le sue contraddizioni, compreso quel signore con i capelli rossi che oggi governa l'America, un paese stupendo, e riesce a essere un paese stupendo nonostante quel genio che adesso è l'inquilino della Casa Bianca. E vabbè, insomma, adesso ve lo suono, basta, sto zitto un po' e ve lo suono. Thank you.
Thank you.